Allora, Neemia capitolo primo. Capitolo primo, quattro versetti. Non lo so quello che il Signore ci vuole dire stamattina. Tutti. Uno fino a quattro. Leggo. Parole di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del ventunesimo anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, al riguardo a Gerusalemme, e quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti all'Iddio del cielo. E dissi: o Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremente, che mantiene il patto e la misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Ci possiamo accomodare. Il libro di Neemia è redatto in stile autobiografico. Il libro di Neemia reca il nome del suo protagonista e narra l'attività in qualità di governatore di Giuda, con particolari enfasi alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme dagli. Allora, vi sto leggendo la pagina iniziale del libro della Bibbia, e tema principale dice: ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Ho letto un po' l'introduzione della pagina iniziale. Sapete perché mi piace molto Neemia, questo servitore del Signore? Quest'uomo che era un uomo di preghiera, abbiamo visto che è un uomo di preghiera, è un uomo che digiunava, è un uomo che amava la fratellanza, è un uomo che amava l'opera del Signore, ma non era solo un uomo di preghiera, ma anche un uomo che quando sente che il popolo di Israele, che il popolo di Dio giace in grande rovina, nell'umiliazione, che le porte di Gerusalemme, che le mura di Gerusalemme sono devastate, che le porte sono arse dal fuoco, lui si interessa. La prima cosa che fa quando sente che Anani viene da Gerusalemme, lo va a interrogare perché vuole sapere lo status di Gerusalemme. Vuole sapere come stanno i suoi fratelli, c'è un interesse a sapere in quale condizione versa il popolo di Dio. E nel interessarsi e nel chiedere le condizioni, gli viene riferito che il popolo del Signore, leggendo dal verso, forse il verso 4, il popolo del Signore, anzi il verso 3, dice: i superstiti della deportazione sono là nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione, in gran miseria e nell'umiliazione. Noi conosciamo dalla storia perché successe questo. Successe questo perché il popolo di Dio si allontanò dal Signore, abbandonò Yahweh, il loro Dio,
e incominciarono ad adorare Baal e disubbidivano al Signore. In questa disubbidienza il Signore, per correggerli, fece sì che i babilonesi devastarono Gerusalemme per la loro disubbidienza, perché avevano voltato le spalle al Signore. Si creò questo disastro, queste macerie, le macerie del Tempio, delle mura, di quelli che erano rimasti e sopravvissuti a questa invasione dei babilonesi. Stavano in miseria, senza mangiare, non c'era molto cibo, in misero stato, nell'umiliazione, e stavano in una condizione di disastro. Il popolo di Dio stava in una situazione del genere. Questo accade quando il popolo del Signore si dimentica di Dio, quando il popolo del Signore ama più Baal, il mondo, che il Signore, quando il popolo vive l'apostasia, quando il popolo è lontano dal Signore. Sapete, versa in una condizione di disastro. Mi capita spesso andare a fare visita a qualcuno e mi fanno la stessa denuncia. Mi dicono che il popolo del Signore è spento, che il popolo di Dio sta nell'apostasia, che il popolo del Signore sta lontano da Dio. E ci sono queste lamentele che non costruiscono niente, non sono costruttive, non sono edificanti. Sapete, edificare vuol dire costruire qualcosa del Signore. E spesso ascoltiamo persone che hanno una visione della Chiesa e del popolo del Signore solo negativa, e questo è un errore. Non hanno una visione come l'aveva Nemia. Nemia si informò, ma poi si attivò per fare qualcosa per il popolo del Signore. Si attivò per costruire le mura di Gerusalemme, per costruire sopra quelle macerie. Si attivò per fare qualcosa di buono per il popolo che versava nella miseria e nell'umiliazione. E il Signore ama questi che hanno questo sentimento di fare qualcosa per il popolo, per i fratelli, per le sorelle, per la Chiesa. Allora, gloria a Dio che ci sono anche di quelle persone che là dove vedono il disastro e la macerie si imboccano le maniche e vi dicono: voglio fare qualcosa. E lo possiamo fare in tutti i campi, trovando gli ammalati, predicando l'Evangelo, sostenere la Chiesa, fare qualcosa per Dio. Dobbiamo avere quel sentimento. Giovedì si predicava dell'offerta della vedova. Ricordate quando il Signore va nel Tempio e vede i scribi, i farisei, e il Signore si turba. Poi vede i ricchi che mettono nell'offerta il superfluo. E poi vede questa vedova che non aveva niente, aveva solo due soldi. E la mette nell'offerta. E il Signore, che guardava nella Chiesa, nel Tempio, nel suo popolo, disse ai suoi discepoli, disse: vedete, questa vedova forse ha messo più poco, due spiccioli, ma ha messo tutto quello che aveva per vivere la sua giornata. Gloria a Dio per questa vedova. Perché? Non aveva il marito. Non sappiamo se aveva la famiglia, non aveva un soldo, aveva un disastro finanziario, ma venne e quel poco che aveva da mangiare quella giornata, quel poco che aveva, lo diede al Signore. A volte qualcuno dice: tengo i problemi di lavoro, finanziari, ho i problemi miei. Qualcun altro dice: tengo un problema in famiglia. Ma questa donna era una vedova, teneva problemi in famiglia. Questa donna aveva una lira e aveva i problemi finanziari, ma stava nella casa del Signore a lodare il Signore e a dare più che ricevere, a dare più che ricevere. E questo è
ci dà un grande insegnamento, perché lei vedeva la Chiesa non in un senso negativo, perché quella donna, se voleva vedere la Chiesa e vedeva i ricchi che andavano davanti a lei e vedeva i scribi e i farisei, la pomposità della religiosità, questa donna dice: non ci voglio andare nei tempi, stanno questa gente. Ma questa donna andò nei tempi perché aveva una visione diversa. Io vado alla casa del Signore perché voglio dare. E Dio la pensò secondo la sua bilancia, perché noi potremmo fare una valutazione nostra di valuta. I ricchi hanno dato tutti questi soldi e chi se ne ha dato niente. Ma questa è la nostra bilancia. Ma la bilancia di Dio è diversa della nostra. Vede nel profondo. E disse: questa donna ha dato più di coloro, perché ha dato tutto quello che aveva da vivere. E Dio vede quando noi veniamo in chiesa, non perché vogliamo solo ricevere, ma perché vogliamo dare anche la nostra offerta. Vogliamo dare la nostra offerta e il nostro contributo nel cantare, nel partecipare, nell'ascoltare la parola, nel testimoniare, nel pregare, nel lodare Dio. Entriamo nella casa del Signore per dare e non per ricevere solamente. Neemia era un uomo che amava il popolo del Signore. Neemia amava Gerusalemme. Nonostante stava in Babilonia, il suo cuore stava sempre in Gerusalemme. E gloria a Dio, quando il nostro cuore è sempre in mezzo ai figli di Dio, nella casa del Signore, desideriamo ardentemente vivere nella casa del Signore. Nel libro di Neemia, Gerusalemme è in rovina, è distrutta, gli abitanti versano in pessime condizioni. In che modo Dio affronta tutto questo disastro? Come ripristinare le rovine? Osserviamo che Neemia non era un predicatore, ma un comune lavoratore. Ma è da sottolineare che Neemia era anche un uomo di preghiera, un uomo di preghiera, un uomo che amava Dio. E tanti, sapete, a volte quando parliamo, io prego, molti dicono: io prego per la Chiesa, io prego per i fratelli. Ma se preghi, vedi anche i bisogni, e se vedi i bisogni, ti attivi pure e non credi. Che vi voglio dire? Neemia pregava, digiunava, ma si attivò pure, perché poi le preghiere, se preghiamo solamente, arrivano solo le preghiere. Abbiamo bisogno di operai. Se si prega solo, la Chiesa ha bisogno anche di pulizia. Se si prega solo, ma la Chiesa ha bisogno anche di chi evangelizza. Ma chi se prega solo, e poi la Chiesa ha bisogno anche di soccorrere gli ammalati, le vedove, i bisognosi. Neemia era un uomo che pregava, ma era anche un uomo deciso a fare qualcosa per il popolo e per Gerusalemme, la casa del Signore. E noi ci dobbiamo chiedere questo: io voglio fare anche qualcosa per gli altri, perché come dice la Bibbia: ami il Signore Dio tuo con tutto il cuore tuo, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la... E poi dice: è il prossimo come te stessi, tutto quello che vuoi bene per te lo devi avere anche per il prossimo. Dio ama i credenti, noi lamentosi, che si lamentano sotto. I credenti, non quelli che vogliono solo ricevere, perché poi a volte sento anche delle critiche: sono stato ammalato, non ho visto nessuno, sono stato così, nessuno non mi ha sostenuto. È proprio la persona a volte che parla, è quella che poi a sua volta non lo fa. Quindi dobbiamo anche noi farlo, riceverlo e farlo. Quindi il Signore ha bisogno di persone che amano. Sapete, Neemia disse una cosa bella: quando di queste parole,
il verso 2 mi sembra, quando udii queste parole mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti all'Iddio del cielo. Perché Dio usò Nemia e non altri uomini? Perché usò lui nella ricostruzione? Perché non aveva una critica sullo stato del popolo di Dio e di Gerusalemme? Perché non voleva ricevere, ma voleva fare qualcosa, voleva dare qualcosa, voleva attivarsi qualcosa per ricostruire. Nemia non fece una critica dello stato in cui versava Gerusalemme, il popolo di Dio. Nemia voleva fare, voleva dare, si voleva attivare. E sapete, è bello quando non ci sono solo parole, ma ci sono fatti. La Bibbia dice, amate non a parole ma anche a fatti, lo dice nell'epistola di Giovanni, di amare anche a fatti e non solo a parola. Nemia venne meno nelle sue forze, si mise seduto, abbiamo letto i versetti, venne meno nelle forze e si mise seduto, poi incominciò a piangersi davanti al Signore per il popolo di Dio. Lui stava bene, lui era coppiere del re, lui stava nel palazzo del re, ma piangeva perché Israele stava in miseria e non stava più bene dal re, perché pensava che il popolo non stava in uno stato buono. Tant'è vero, vi leggo dei versi del capitolo 2, i primi versi, dice: nel mese di Nisan, il 21° anno del re di Artarses, il vino stava davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che una preoccupazione. A lui fui colto da grande paura e dissi al re: vive il re per sempre, come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: cosa mi domandi? Allora io pregai Dio del cielo, poi rispose al re: se ti sembra giusto che tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Non ci sono solo preghiere, non ci sono solo digiuni, non c'è solo lamento, non c'è solo pianto, ma c'è la voglia di ricostruire, c'è la voglia di fare, c'è la voglia di soccorrere il popolo di Dio, i superstiti che stanno in miseria, in grande umiliazione, c'è la voglia di ricostruire Gerusalemme, la casa di Dio. E sapete, quando abbiamo questo atteggiamento, il cuore di Dio si rallegra. Il cuore di Dio si rallegra quando abbiamo un sentimento vero e genuino, perché non ci sono solo lamenti e lacrime, ma grande tristezza, digiuno. È da notare che spesso ascolto chi denuncia la decadenza della Chiesa, la mondanità, il compromesso, un culto di intrattenimento e tante cose che si dicono, e si continua a dire che la Chiesa versa in uno stato disastroso, solo cose negative. Ma se realmente ci sono queste cose negative, attivati, fallo tu per primo, fallo tu per primo, soccorri chi credi che spiritualmente versa in uno stato disastroso. Non ti sta a cuore la Gerusalemme spirituale di Dio? Non ti sta a cuore? Gloria a Tuo nome.
lo stato in cui si trovano alcuni di loro, che a volte veramente c'è qualcuno che ha bisogno di essere sostenuto. Quando conto Gerusalemme nei nostri cuori, segnata da una condizione spirituale che la priva della potenza di Dio, come più volte diciamo non c'è più. Io per verità voglio dire, la Chiesa ha sempre vissuto dei momenti particolari, ma il Signore non ha mai abbandonato la Chiesa. Il Signore è sempre stato presente in mezzo alla Chiesa e il Signore ha sempre benedetto la Chiesa. Molti dicono ci sono persi i veri valori, e questo un po' di verità c'è. Gli ammalati, le vedove, chi ha bisogno. Stasera noi vogliamo toccare la coscienza del credente, me per primo. Dobbiamo, fratelli, veramente amare gli altri come noi stessi, amare il prossimo e metterci veramente e attivarci per soccorrere gli esuli di coloro che vivono una vita di disagio. E mi abbianze, pregò e diruginò, ma interrogò anche quelli che venivano dalla Giudea, da Gerusalemme. Cosa ci fa notare? Che si interessò. La prima cosa, quando si che vennero questi qua della Giudea, Anani, un mio fratello che veniva dalla Giudea, andò vicino, senti, dimmi una cosa, come sta la situazione? Come sta la situazione? Tutte le mura sono distrutte, tutte le porte sono arse da fuoco, chi è rimasto vive in uno stato disastroso, nell'umiliazione, nella miseria. Molte volte, perdonatemi, si domanda come sta il fratello Caio, come sta il fratello Tizio, sta così così, il nostro ospedale. E rimane l'informazione, siamo solo informati. Lui si informò, ma si attivò pure. E io ci ho pregato con fratello, io ci ho pregato con la sorella. Prima ti viene a informare la situazione come sta, io ti dico che ho bisogno di una visita, di un po' d'amore. Dice, prego, mo prego per fratello, mo prego per sorella, pastore, in preghiera, senza la presenza, non sembra niente, solo preghiera, e rimane solo che preghiera. Lui pregò, dice no, però è tanto re, ma per Cristo, perché non ho mai visto così mesta triste, perché stai triste, pur che mangia, stai bene, stai la mia, come mio coppiere, non ti manca, perché stai triste? Sono triste perché i miei fratelli non stanno bene, sto triste perché i miei fratelli restano nella rovina. Cosa posso fare con te? Ulisse sta vicino, viverei per sempre, ma mandami rinda in maceria, mandami rinda a distruzione, perché voglio costruire. Perché voi aiutate i fratelli miei. Non ci dobbiamo solo informare, ma dobbiamo anche attivarci. Amen. Dobbiamo anche attivarci. Molte volte ci informiamo, ma non ci attiviamo. C'è un verso che dice: per molti giorni fui in grande tristezza. Per molti giorni. Nemia, non un giorno, che porta un giorno, poi ci passa, ci scordiamo ogni cosa, vedo l'orario, ci scordiamo ogni cosa. Per molti giorni lui digiunò, pregò, stava in tristezza, molti giorni. Vi faccio una citazione di David Wilkinson. Disse che nei suoi 50 anni di predicazione aveva imparato che ciò che non nasce dall'angoscia, che non nasce dallo Spirito Santo, a vita breve. Il sentimento di Nemia ebbe lunga durata perché era genuino, perché era vero, perché veniva
da parte del Signore. Infatti vi dico, angoscia significa dolore intenso, sconforto, grande tristezza. Ero quel che aveva nel cuore Neemia per i suoi fratelli, un sentimento vero, un sentimento genuino che ha lunga durata, perché nasce veramente da un cuore sincero, da un uomo di Dio che ama il Signore. Abbiamo bisogno di queste persone con questi sentimenti, con questi desideri e questi amori verso il popolo di Dio. Non avremo nessun risveglio spirituale, fratelli, se non cadiamo nell'angoscia, se non cadiamo nel pentimento e non torniamo a Dio con pianti, digiuni, e se questi sentimenti genuini non ci spingono ad amare il Signore, ma altresì ad amare anche il prossimo. Perché, come disse anche sempre Giovanni nella sua epistola, se tu non ami tuo fratello che lo vedi, come puoi amare Dio che non lo vedi? Se io amo Dio, io amo anche il mio prossimo come me stesso. Come disse il Signore a quel giovane Rick, va e ami il tuo prossimo come te stesso. Ricordate quando gli fecero quella domanda? Allora la lezione di stamattina è stata questa, alziamoci all'impiede. È stata una lezione, un'esortazione, come la volete chiamare, una preghiera, una predicazione, un sermone, ma il messaggio rimane quello, il messaggio che ci ha allargito, ci ha trasmesso Neemia è questo, che le preghiere sono buone, accompagnate anche con il digiuno, quando questo poi si trasformano in attività spirituale per il prossimo, per la fratellanza e per l'opera di Dio. Quindi dirà anche sempre Paolo, non lo dico io, non amate solo a chiacchiere a parole, ma fatti. Cito la Bibbia, non sono parole mie. E quindi stamattina noi vogliamo chiudere gli occhi, vogliamo pregare, vogliamo dire: Signore, ti preghiamo di mettere dentro di noi un sentimento di amore verso il tuo popolo, verso la Gerusalemme celeste, la Chiesa. Un sentimento, Signore, verso quelli che soffrono, verso quelli che hanno bisogno di assistenza. Signore, ti preghiamo come Neemia, vogliamo cadere nella sofferenza, nella tristezza, vogliamo imbandire digiuni, preghiere, perché vogliamo fare qualcosa. Neemia non si dava pace, anche che viveva nel benessere, anche che stava bene e soggiornava in un luogo di riposo. Neemia stava nel palazzo del re, ma Neemia pensava ai suoi fratelli nelle macerie, pensava il suo popolo nella difficoltà, nella miseria, e non riposava. Il suo volto era triste, da non nasconderlo neanche davanti al re, perché aveva bisogno di raggiungere i superstiti, aveva bisogno di raggiungere i deboli, aveva bisogno di raggiungere coloro che avevano delle difficoltà. E il re disse: cosa vuoi che io ti faccia? Fammi andare a costruire, fammi andare a edificare, fammi andare ad aiutare. Signore, metti in noi lo stesso sentimento, il sentimento meraviglioso e più nobile che ci possa essere: amare ogni persona.